Tutti amici, oggi prepareremo questa verdura qui che si chiama segale e andremo a pulirla. Togliamo tutte le foglie brutte e tagliamo a pezzettini. Ed ecco qua, dopo averle pulite e tagliate, adesso andremo a lavare e poi andremo a soffriggere 3 spicchi d'aglio, con dell'olio ovviamente, e metteremo una scatoletta di pomodoro pelato. Faremo cuocere, aggiungeremo poi dopo le nostre verdure e le faremo insaporire 5-7 minuti. Dopodiché andremo a mettere dell'acqua e poi le faremo cuocere per tutto il tempo che servirà. E all'ultimo aggiusteremo di sale, se volete anche del pepe. Ecco qua, lasciamo soffriggere 2 minuti circa. Dopodiché metteremo una scatola di pomodoro pelato. E dopodiché faremo cucinare questo sughetto. Poi aggiungeremo le verdure che avrò lavato. E faremo cucinare anche le verdure. Abbiamo aggiunto il pomodoro a pezzetti. Adesso mescoliamo e lasciamo cuocere. Non del tutto, lasciamo cuocere 5 minuti. Dopodiché metteremo le verdure lavate e strizzate. Non mettete troppa acqua. E poi lasceremo insaporire. Adesso direi che possiamo aggiungere le nostre verdure lavate. Ecco qua le nostre verdure pulite. Io, non prendetemi per pazza, ma io sono sempre stata abituata a lavare foglia per foglia di ogni singola verdura che io ingerisco sotto l'acqua corrente, così da eliminare tutta la terra, che non sembra che ne abbiano tanta, però in effetti sulla parte della costa, che è quella bianca, ne ha, bianca, sì, verde chiaro bianca, ne hanno un po' di terra, quindi io sono abituata a lavarle sempre foglia per foglia, però ovviamente poi voi potete lavarla anche tutta insieme come meglio vi viene. Adesso aumentiamo un po' la temperatura. Sembrano tante, sembra che la pentola sia piccola, in realtà quando poi perderanno l'acqua di cui sono composte diventeranno appiattite e quindi non usciranno più, ecco, dalla pentola. Lasciamo cuocere per circa 7-10 minuti. Per 5 minuti, dopodiché aggiungeremo l'acqua. 5-7 minuti, dipende anche dalle verdure che avete. Non lasciamole sulla pentola e via, ogni tanto diamogli una sorta di mescolata per quello che possiamo, perché ovviamente quando sono ancora crude non è facile girarle, però mescoliamo anche la parte di sotto, così vedete che si vede il sughetto, così da far scendere anche quelle che ancora non sono state prese del tutto dal calore. Guardate come sembrano già essere appiattite già da qua. Prima arrivavano fino a qua, adesso arrivano già qua. Bene, come notate l'acqua si è asciugata, hanno perso già un po' d'acqua, quindi sono asciugati parecchio. Adesso li metterò dell'acqua, circa un litro, e li farò cuocere fin quando non saranno pronti. Ovviamente non asciugheranno più tantissimo, perché sennò sparirebbero. E poi verso la fine aggiusteremo di sale e, se volete, anche del pepe o anche del peperoncino rosso, come volete voi, piacimento vostro. Ecco, l'ho messa. C'è chi aggiunge anche del pecorino a pezzetti, io non ne ho, quindi non ne metto. Metterò solo l'ultimo forse del parmigiano, ma credo che non lo metterò in tutti i piatti, perché una parte andrà alla mia mamma e quindi poi deciderà lei, insomma. Ecco qua che stanno cucinando. Vedete già che bell'aspetto hanno, c'è un profumino incredibile in casa. Comunque, l'acqua si dovrà asciugare un bel po'. Queste si mangiano con un po' di brodino, no? Non ovviamente con tutto questo, con molto di meno. Quindi ancora stanno cucinando, perché ancora sono durette. Penso che fra un quarto d'ora saranno pronte. In totale saranno 30 minuti circa. Con le nostre verdure ci siamo, sembrano proprio cotte, eventualmente le assaggiate. Per me sono cotte. Ho messo anche il sale, non metterò pepe perché mia mamma non piace. E adesso andrò a spegnere il fornello e a metterli in un contenitore, così poi le darò quando verrà. Niente, per oggi è finita, la ricetta è conclusa. Se vi è piaciuta come ricetta, mettete un like, iscrivetevi al mio canale e fatemi sapere come vi sembra dopo averla provata. Ciao ciao!